Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone e oggi ho deciso di fare una specie di video collezione. E visto che mi domandate spesso quali sono i miei main, eccoci qua che sono pronto a riassumere tutti i cubi che uso in gara e quindi i miei preferiti, divisi ovviamente per categoria, così magari prendete anche spunto, no? Avevo già fatto un video simile 2 anni fa, ma mi sembrava il momento giusto per aggiornare questa compilation. È un'occasione anche per farmi sapere nei commenti qui sotto quali sono i cubi che preferite voi, quindi quelli che utilizzate più spesso. Così ci scambiamo un po' le idee e creiamo una sorta di raccolta dove ci sono i suggerimenti non solo miei ma anche quelli di tutti voi, così da aiutare anche chi è indeciso su cosa comprare. Che ve ne pare come idea? Iniziamo subito. Partiamo dal 2x2 e utilizzo questo Moyu Lingpo. Questo lo utilizzavo anche 2 anni fa, infatti lo faccio vedere anche in quel video. È rimasto lo stesso, non è che ho particolari ambizioni riguardo un 2x2. Questo mi ci sono trovato bene sin da subito e quindi perché cambiare, no? Nonostante ciò, ultimamente, come ben sapete, e se mi conoscete bene o meglio se guardate spesso i miei video, vi sarete accorti che sto utilizzando anche questo Valky 2x2. Infatti è rientrato tra i miei cubi 2x2 preferiti. Il vantaggio di questo è che è stickerless, quindi per me è un vantaggio perché non sto a cambiare sticker in caso si dovessero rovinare. È leggermente più grande. Un'altra menzione particolare per il 2x2 va a questo gun. Infatti anche questo gun non è magnetico, è il 249 e non mi ci trovo male. Quindi diciamo non è che ho un 2x2 preferito, ma se dovessi scegliere un 2x2 da usare in gara utilizzerei uno di questi tre. Adesso passiamo al 4x4 e utilizzo questo CI Wuxi Mini M. Sembra uno sceglilingua, lo so, però è questo che utilizzo. Precedentemente nell'altro video utilizzavo un VQE della prima versione, quindi cambia il fatto che questo è leggermente più piccolo ed è magnetico. C'è una recensione al riguardo in cui lo reputo uno dei migliori 4x4. Un altro 4x4 molto valido secondo me è il Moyu GTS2M, che però appunto non possiedo, l'ho solo provato per qualche solve. Quindi il mio preferito e quello che uso in gara sicuramente resta questo 4x4 qui. Molto bello, mi ci trovo bene, è abbastanza fluido nei movimenti, molto molto bello. Direi che per quanto riguarda il mio stile non sento la necessità di comprare un altro 4x4. Mi piace, mi ci trovo bene e fa anche dei bei tempi, quindi penso che per un po' resterà il mio main da gara. 5x5. Utilizzo ancora questo, ormai comincia a essere vecchio, Yeshin Purple Unicorn, però purtroppo non ho altri 5x5 migliori di questi qui, di questo qui. Infatti ne ho alcuni, ma sono di fascia economica e non sono migliori di questo qua, ecco. Quindi se devo scegliere un 5x5 per gareggiare o semplicemente per farci una solve, questo è quello che prenderei perché comunque mi ci trovo bene. Non è magnetico, ovviamente, però è veloce quanto basta e per i miei tempi diciamo che non mi posso lamentare, veramente. Però sicuramente potrebbe essere uno dei prossimi cubi che potrei cambiare per il fatto che questo arancione e questo rosso sono molto simili e sinceramente non mi va a genio. Quindi probabilmente questo 5x5 sarà di facile rimpiazzo, ecco. Però per il momento utilizzo questo qua. Di 6x6 ne ho uno, c'ho questo qua. Il Moyu Wuxi GTS, che tra l'altro è vecchiotto, è vecchiotto, non è magnetico, però è stickerless, quindi diciamo non ho il problema di dover cambiare le etichette quando si rovinano. Non ho da dire un granché perché in effetti il 6x6 è un evento che non faccio mai neanche a casa, ecco. Se vi ricordate, fino all'anno scorso non ce n'avevo neanche ancora uno. Pensate voi quanto mi può interessare il 6x6. Però vabbè, ovviamente è un puzzle che ci sta nella collezione perché completa la serie N per N.
quindi dovete averlo nella collezione se siete dei collezionisti come me dei cubi di Rubik. E niente, non so se andrò a cambiare, ma comunque appunto non facendolo quasi mai, non è un evento che mi interessa e a cui tengo. Sicuramente mi potrebbe interessare di provarne uno magnetico, quello sì, sinceramente. Chi è che non vorrebbe provare cubi magnetici? Del resto per il momento resta il mio main e quindi ve lo mostro in questo video. 7x7, qui ragazzi la scelta è molto ampia, infatti ne ho diversi a casa, però non ho dubbi su quale sia il migliore. Quello che preferisco attualmente è questo 7x7 Spark, non ha rivali, veramente, è un cubo bellissimo. È magnetico, ma mi piace perché è veramente veloce, cioè è un piacere giocare con questo cubo, veramente è bellissimo. Passerei le giornate a risolvere 7x7 solo perché si gioca bene. È veloce, insomma, fluido, gli strati esterni sono veramente una scheggia. Infatti per fare anche la fase 3x3 è veramente un piacere. Sembra burro. Sembra che muovete del burro, ecco. La parte centrale invece è solida e ben bilanciata, quindi i magneti sono perfetti, veramente un ottimo lavoro. È un cubo veramente, veramente stabile. Secondo me è difficile trovare un cubo così bilanciato bene, così stabile, ecco. Anche al giorno d'oggi, con la scelta dei 7x7 che potete avere sul mercato, è difficile battere questo gioiellino. È veramente un cubo bello e ve lo consiglio. Tra l'altro l'ho recensito anche da poco, se avete visto il video, in cui ne parlo un pochino più approfonditamente. Ovviamente per il momento non cambio 7x7, resterà tale per un bel po'. Se volete un 7x7 top, ragazzi, questo, non ci sono dubbi. Per quanto riguarda il Mega Mix, ho questo CI Galaxy V2M, che è della stessa linea del 7x7 Spark, infatti hanno anche la scatola molto molto simile, ok? Questa è del Galaxy V2 e questa del 7x7 Spark. Come vedete sono della linea X-Men Design, che è una sottomarca della CI, ok? Quindi uso questo Megamix qua. Ci sono anche di diverse versioni, magnetica e non, questa è la versione magnetica ed è leggermente più piccolo alla versione 1 che utilizzavo come main tempo fa. Questo a mio parere è il miglior Megaminx in circolazione perché si gira molto bene. È molto maneggevole, il Megaminx è difficile da tenere in mano per questa forma un po' particolare appunto, mentre questo qui si impugna bene e si eseguono benissimo i finger tricks. Poi vabbè, è magnetico, quindi contribuisce alla stabilità di questo cubo. Mi piace un casino, è bellissimo, sicuramente è quello che preferisco tra tutti i miei Megaminx e se lo dovessi usare in gara userei senz'altro questo qua. Ne consiglio l'acquisto perché ne vale la pena. Anche di questo avevo fatto una recensione tempo fa, tra l'altro facevo vedere che sostituivo il colore grigino con questo nero perché secondo me ci sta benissimo, gli dona un casino. E niente, molto molto bello. Pyraminx, ne ho una a caso della Moyu. In pratica cercavo una stickerless così non si rovinano gli sticker, è magnetica e questa è quella che ho. La utilizzo da parecchi mesi, direi forse anche un paio d'anni, non lo so. Ma non è neanche niente di che, non ve la consiglio neanche perché sicuramente ci saranno Pyraminx migliori, non lo so, boh, non ne ho idea. Non so se ce n'è di meglio in giro, però ecco, con questa mi ci trovo bene, insomma, fa le cose che deve fare. Non conosco le ultime novità della Pyraminx, ma se dovessi sceglierne una ne sceglierei una magnetica e della Moyu. Questa appunto ha entrambe le caratteristiche, quindi perché non usarla? Scube. Utilizzo lo stesso Scube del precedente video, sempre della CI, quindi pensate bene a quanti anni può avere, ne ha almeno 2 di anni questo Scube. Resiste ancora, quindi per quello che ci devo fare, cioè risolverlo qualche volta in gara e qualche volta ancora meno a casa, va più che bene. È solo stickerless, non è né magnetico né niente, però boh, gira bene, ci trovo bene. Stesso discorso per lo Square One, infatti è sempre della CI, sticker, se non è magnetico, e lo usavo anche questo 2 anni fa, quindi ha almeno 2 anni anche questo cubo qua. Anche questo resiste.
non mi posso lamentare, non lo risolvo neanche da tanto, quindi non ne sento il bisogno di cambiare Square One. Non so se consigliarvelo, però questo è molto molto semplice, non costa tantissimo, anzi credo che sia abbastanza economico e la qualità è alta, quindi avete un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Ci sta come Square One. Clock. Per quanto riguarda il clock, nessuna azienda ha deciso ancora di costruire, di fabbricare un clock per speed cubing fatto a modo che non sia questo della Rubik's originale. E ci credo, chi è che investirebbe del tempo per fare dei clock, eh? Quindi ho deciso di cambiarlo. Ma con cosa lo cambi, Simone? Rispetto al precedente video dove utilizzavo ancora questo buon vecchio Rubik's Brand Clock dal 2008, ho deciso di mandarlo in pensione e di produrne uno per i fatti miei. Ovviamente non produrlo da zero, ma guardate un po'. Adesso utilizzo, tada, questo qua, che è un clock magnetico realizzato da me. Ci ho fatto anche un video dedicato apposta dove faccio vedere come lo realizzo. Di base non è un clock originale, ma è un Lingao clock, al quale poi ci ho aggiunto i magneti, come vedete, questi piccoli qua sopra pin e questi a rondelle, in modo tale che quando c'è una minima pressione sul pin, grazie ai magneti, si attraggono l'un l'altro e questo rende molto più facile muovere questi pin e sono molto più stabili e non rimangono a metà, ok? O è su o è giù. Perfetto, direi. Poi vabbè, se volete maggiori informazioni sicuramente le troverete nel video dedicato. Consiglio a tutti adesso, chi piace il clock, di magnetizzarselo, perché i vantaggi sono veramente notevoli. È un procedimento un po' lungo, però diciamo che alla fine i risultati si vedono se l'avete fatto bene, insomma. Ah, ma siete ancora qua? State aspettando il 3x3 ovviamente, no? Ve li faccio vedere subito. Il primo di cui voglio parlare è questo 3x3 Gun 354, che è un cubo che in realtà mi fa schifo. Come ho già detto più volte, è un cubo che fa veramente schifo. Meglio, dai ragazzi, non mi ci trovo. Non è un cubo che fa per me, però lo uso come cubo antistress. Okay. Quindi ogni tanto se voglio fare una solve lo tengo lì sul comodino o comunque sulla scrivania e faccio delle solve. Non mi chiedete perché, però ecco, lo utilizzo come cubo antistress. Come cubo antistress direi che va più che bene, ok? Poi, altro cubo che uso, questo 3x3 Weilong GTS 3M. E questo è veramente un cubo ben fatto. Io lo ritengo abbastanza stabile, anzi stabilissimo, e per questo lo utilizzo negli eventi blind. Quindi se devo fare un cubo blind, principalmente uso questo qua. Prima utilizzavo il GTS che era magnetizzato da me. Poi da quando è uscito questo qua mi ci trovo molto bene e lo uso nel blind. Non me ne pento, è veramente un'ottima scelta. Ovviamente è buono anche da utilizzare come cubo per speed cubing normale. È veramente buono. Ho una recensione anche di questo sul mio canale. Altro 3x3 che uso, anche se ormai lo utilizzo sempre meno, è questo Gun 356 Air SM. L'ho usato per tanto tempo perché è buono, è veramente molto buono. Lo utilizzo ancora ogni tanto, mi capita di usarlo anche in gara. Lo uso anche come cubo per one-handed. Quindi anche se è un po' di tempo che è uscito, forse è il più vecchio tra quelli che faccio vedere di 3x3, però ecco, ancora se la cava e perché mandarlo in pensione, ecco, è ancora tra i miei preferiti. L'ultimo che vi mostro, ovviamente, è il Gun 356X, come non potrebbe essere lui. Lui è veramente il mio cubo preferito, 3x3, ormai per quanto riguarda la risoluzione per speed cubing con due mani, questo è quello che sicuramente sceglierei. Ci ho fatto un video al riguardo, sicuramente l'avete visto perché è nel mio canale. Come vi avevo già detto, ho messo i magneti questi qui verdi, questo perché mi piace avere dei magneti abbastanza leggeri sul cubo. Ed è veramente una scheggia e tra l'altro è un cubo che io comunque so controllare, o meglio, è perfetto per il mio feeling, per quello che voglio io, ecco. Quindi questo è sicuramente il top.
Bene ragazzi, quindi come avete visto, anche se sono passati 2 anni, non è necessario cambiare ogni volta ogni singolo cubo quando ne esce uno nuovo. Dipende da come vi ci trovate con quello che avete, ecco. Se vedete che ci giocate bene, che non dà problemi, che non vedete l'ora di rimischiarlo e ririsolverlo, allora rimanete su quello che avete. Poi ovviamente un altro fattore che influenza molto l'acquisto di un cubo è il tempo che ci dedicate a quello specifico evento, no? Infatti a me, piacendo molto la categoria 3x3, tendo ad avere sempre gli ultimi cubi usciti, perché appunto cerco di essere il più aggiornato possibile. Spero con questo video di avervi fornito qualche spunto e non dimenticate, mi raccomando, di farmi sapere qui sotto nei commenti quali cubi VCA utilizzate più frequentemente. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!